Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica, oggi andiamo a truccarci con prodotti top. Ebbene, in questo video devo ringraziare Look Fantastic perché mi ha gentilmente inviato alcuni prodotti che proveremo insieme e sono davvero davvero felice. Ho anche un bellissimo codice sconto per voi che è donna qualunque, tutto maiuscolo, tutto attaccato, ve lo lascio qui. Vi lascio in info box tutti i link ai prodotti, vi lascio tutta la lista dei prodotti dove è possibile applicare lo sconto e in più vi dico, se vi interessa un articolo provate a metterlo nel carrello e provate ad aggiungere lo sconto perché certe volte funziona anche fuori dalla lista. Ve lo dico per mia esperienza personale perché se mi conoscete io sono un'assidua frequentatrice di questo sito, lo adoro, ovviamente troviamo un miliardo di brand, uno più bello dell'altro, e oggi appunto andiamo a recensire insieme un po' di prodotti, ma anche alcuni prodotti che ho comprato io perché ero curiosissima di provarli. Come sempre, prima di cominciare, se vi va di supportarmi, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like per questo video e se vi va venite a seguirmi anche sulla mia pagina Instagram, La Donna Qualunque. Iniziamo dal primer viso, questo l'ho acquistato io perché era un po' che ce l'avevo sott'occhio. È un primer correttivo, si chiama One Step Correct, sicuramente alcune di voi l'avranno già visto, lo conoscono, è stupendo, è fatto in questo modo. Cioè, il prodotto all'interno è una combinazione di colori correttivi, un pescato, un verde, un bianco. Dovrebbe andare a illuminare il viso e a correggere un pochino le discromie. L'ho già provato, tutti questi prodotti li ho già provati, quindi non è una first impression. Questo è quello che esce, quindi un mix di colori correttivi con un plump. Lo vado ad applicare sul viso. Mi piace molto la texture perché è un po' tipo mousse, come se fosse una mousse molto leggera ma allo stesso tempo idratante, non ha quei profumi fastidiosi e forti. Ovviamente è una correzione molto leggera, però devo dire che comunque è presente. Come primer vado ad utilizzare questo che trovate anche sul sito. Questo è un acquisto che ho fatto io quest'estate. Oltre che a prolungare la durata dell'ombretto, questo primer dovrebbe anche essere levigante. Io l'ho provato diverse volte, devo dire che mi piace, tutto sommato è incolore, quindi non va neanche a schiarire la palpebra. Vado ad applicare il nastrino che abbiamo preso da Primark come guida esterna del nostro make-up. Come palette andiamo a utilizzare questa di NARS, che è la Extreme Effect Palette, gamma cromatica piuttosto calda. Ok, io l'ho già utilizzata per fare un paio di look, come potete vedere. Ecco qua i colori. Vi lascio anche gli swatch. Questi sono i colori della palette. Molto belli e molto caldi. E non ci resta che iniziare col nostro make-up. Allora, come primo colore vado a utilizzare questo marroncino caldo. Vado ad applicarlo nella parte esterna dei miei occhi. Ok, l'ho applicato in questo modo, adesso vado a scaldarlo leggermente con questo rosa salmone. Ok, mi sono spostata anche un po' sulla palpebra interna. A questo punto vado a riprendere un po' del mio marrone viola, chiamiamolo così, e lo ripasso un pochino in modo molto leggero nella parte più esterna. In questo modo. Ho cambiato la maglia perché lilla non c'entrava assolutamente nulla con la tonalità del trucco che volevo andare a fare. E niente, se non è abbinato io ho dei problemi. Ora, con un pennellino
abbastanza piatto, vado a prelevare questo colore che è meraviglioso. È un viola caldo con dei riflessi oro e lo vado a stendere nel secondo terzo della mia palpebra mobile. È stupendo questo colore, veramente bellissimo. Con un pennellino un po' più sottile vado a prelevare un pochino di nero e lo metto proprio qui, nell'angolo basso esterno. In questo modo, dopo andremo a sfumarlo. Vado a fonderlo con il mio viola. Dopodiché prendo il mio pennello, vado a riprendere il mio viola marroncino, quello che abbiamo messo all'inizio, e vado a sfumare i bordi del nero. Lo tiro leggermente anche. Metto un pochino anche di questo viola scuro metallizzato. Il nero fa un pochino di fallout. Prendo ancora una volta il mio salmone, rosa salmone, e vado a sfumare la parte più alta. A questo punto, sempre con il mio pennello piatto, vado a prelevare questo che è il colore più chiaro metallizzato della palette, un bellissimo champagne, e lo metto all'inizio dell'occhio. È molto sofisticata questa palette, devono piacere le tonalità calde ed è molto elegante davvero come palette. Vado anche un pochino ad illuminare sotto l'arcata sopraccigliare. Prima di rimuovere il mio tape, quindi il mio nastro guida, vado ad applicare l'eyeliner. Questo è di Stila, è lo Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner. Ragazze, l'ho messo sulla mano e non si struccava neanche con lo struccante, fantastico. È super leggero, quindi veramente super maneggiabile. Questa è la punta iper sottile, precisa. Vado a fare una linea al bordo, così non possiamo sbagliare. Qui abbiamo il nostro nastro. Al bordo del mio nastro faccio una bella riga e la porto all'interno. Mi fermo circa metà occhio con l'eyeliner. Qualcosina in più. Stessa cosa dall'altro lato. Questo eyeliner è veramente facile, ma facile da usare. Ok, facciamo una ola, andiamo a togliere il nastro, vediamo che cosa abbiamo combinato. E voilà, e voilà. Vado a pulire i fallout che hanno fatto gli ombretti. Bene, sono pronta per il fondotinta. A questo punto, di questo ve ne ho già parlato e straparlato e continuerò a parlarvene, perché è un qualcosa che amo. Allora, l'applicazione del fondotinta col pennello è... L'ho usato spesso, usavo quello di un kit low cost che avevo acquistato su Amazon, ma quando ho provato questo pennello di Zoeva, che peraltro ha un prezzo super accessibile e lo trovate peraltro anche scontato, parliamo del 104 Buffer Brush, è fenomenale. Non ho più bisogno di rifinire il mio fondotinta con la Beauty Blender, non mi va a mangiare la parte liquida del prodotto, specialmente adesso che andiamo verso la stagione calda e non vogliamo magari una coprenza eccessiva. Top. L'ho abbinato, quindi ho pensato di abbinarlo poi al fondo di Zoeva nella colorazione 050 Neutral Beautiful, che per me è anche un filino
fredda, diciamo come tonalità, mi sarei vista anche qualcosa di più caldo, però devo dire che a livello di performance questo fondo mi piace tantissimo. Questo è il pack, si chiama Authentic Skin Natural Luminous Foundation, effettivamente è una coprenza media stratificabile, sottile e guardate, con un plump, perché io ne ho messi due l'altra volta ed erano anche troppi. Se vedete qualcosa è ancora un residuo di herpes. Con un plump di fondotinta riesco praticamente a fare tutto il viso, cosa che non succede quasi mai, devo dire la verità. Questa è la finitura, si stende in una frazione di secondo, è idratante ma non rimane quell'effetto super bagnato che a me non piace. Molto sottile, appunto, questo è il risultato con un plump di prodotto. Se vi piace una coprenza più alta si può stratificare. Vi zoom, vi faccio vedere il grado di coprenza. E dopo è arrivata l'ora del correttore. Dopo secoli e secoli di ricerche ho guardato tutti i video di YouTube per trovare quello che veniva un po' definito il miglior correttore per l'occhiaia e per chi ha un contorno occhi secco. Il La Masca. Io ho preso la tonalità Light 1, che è la tonalità più chiara in assoluto, non ho grossi problemi di occhiaia, come si può notare, però ho il contorno occhi secco. Allora, cos'è la cosa bella? La cosa bella è che ha un applicatore in acciaio, quindi già è bello, rinfrescante, perché è sempre ghiacciato. Ne basta un plump, cioè qui abbiamo il plump di prodotto e vi faccio vedere quanto poco ne basta. Stendo senza metterne ulteriore, è sottile e molto pigmentato. Basta, questo ho pulito tutto il pennino dal plump che è uscito. Prendo una beauty blender. Ovviamente il correttore, la correzione dell'occhiaia va fatta solo nel punto dove c'è lo scuro. Ok, a questo punto andiamo a settare la nostra base con la cipria di Estée Lauder Perfecting Loss Powder nella tonalità translucent, quindi trasparente. Non posso dire assolutamente niente se non wow, è una cipria che desideravo da tempo e sono super felice, ma davvero, di averla potuta provare. Allora, ne basta pochissima ed è super sottile. La vado a mettere leggermente dentro al tappo, prendo un pennello, ne prendo pochissima, ma pochissima, parto dai lati del naso e quando è ben scarico il pennello vado nel contorno occhi. Ora ne metto un velo perché questo fondotinta si asciuga abbastanza, devo dire, non necessita di essere settato tantissimo. Secondo me è un fondo che va benissimo anche perché ha una pelle misto grassa. Andiamo a provare un prodottino che avevo preso io. Questa qua è la Paradise Found Bronzer di NARS. Che cosa mi piace tantissimo di questo bronzer? Allora, qui ha una parte diciamo piena di brillantini, ma è solo superficiale, come si può notare, arrivava circa a metà e sta già andando via. Se lo prendete da questo lato è un bronzer leggermente luminoso, ma proprio in maniera leggera. È bellissimo anche in laguna. La cosa che mi piace delle polveri di NARS, infatti penso che farò sicuramente un acquisto di prodotti per la base di NARS, è che le polveri sono veramente compatte, ma pressatissime, e vengono su in maniera molto omogenea, molto graduale, molto delicata, e questa cosa mi piace davvero tantissimo. È quasi impossibile andare a far macchia con un bronzer di NARS. Ovvio, se prendete un bronzer per pelle, per dark skin e siete bianche, normale, però con queste tonalità secondo me è praticamente impossibile.
calco leggermente perché mi vedo troppo pallida per i miei gusti. Ok, mi sono data un po' di colore con questo bronzer. Vado a fissare con un setting spray, questo è di Glam Glow Glow Setter. Ne ho sentito parlare benissimo di questo spray. È bellissima la confezione, è fucsia e lo spruzzo ve lo faccio vedere. È molto ampio, va proprio a vaporizzare. Il profumo è delicato e non fastidioso. Mentre si asciuga un attimino il setting spray, vi faccio vedere questa palette bellissima. Qui siamo tutto su NARS, è la Orgasm X. Il pack esterno ve lo volevo far vedere perché ha questa, chiamiamola, mutanda in gomma, troppo carina. Questo è il pack primario, molto più basic, con la scritta NARS lucida. Questa palette, se volete fare un bel acquisto per l'estate, è perfetta. Ha questo illuminante super riflettente, sempre polveri sottilissime, e i due bronzer sono entrambi luminosi. Questo va bene per le pelli molto chiare e questo per le pelli da chiare a medio scure. Vi faccio vedere l'effetto. Questo è quello chiaro, su di me si vede poco. È molto bello, però più naturale. A me piace andare a fare un po' più di scocchetta, quindi prendo questo un pochino più acceso. Guardate, è molto luminoso, quindi d'estate a me piace tantissimo uscire tipo lampadina. Vedete, questo è solo il blush, già si vede la luminosità. Se vogliamo andare proprio a sparaflesciare, prendiamo un pochino di illuminante ed esageriamo. Tanto qui fuori stanno facendo due chiacchiere, sapete che ogni tanto abbiamo compagnia. Adesso vediamo l'argomento del giorno. Le polveri di NARS, avevo solo questa palette, peraltro da poco tempo, ed effettivamente devo dire che le polveri di NARS, chapeau. Allora, così illuminata d'immenso, prima di passare alle labbra, terminiamo l'occhio con un kajal nero. Vado a riprendere la mia palette, prendo questo colore che abbiamo utilizzato come transizione e vado a sfumare il mio kajal sotto. Come mascara vado ad applicare il mio Sky High di Maybelline, che ho acquistato su Look Fantastic. Devo dire che questo mascara, non so se ve l'ho già ripetuto in un altro video, però usandolo qualche giorno, appena preso magari un filino liquido, però lasciandolo poi qualche giorno ha un bellissimo effetto. Però sinceramente tutti gli ultimi mascara che ho provato mi sono piaciuti tanto. Ok, mascara applicato, vado a sciogliere il mio fiocco. Passiamo alle labbra. Ho scelto questo colore che si chiama Got Light di Smashbox. Sono gli Always On Liquid Lipstick, quindi rossetti a lunga tenuta di Smashbox. Sapete che io uso praticamente solo rossetti a lunga tenuta. La colorazione è un marroncino nude piuttosto neutro. Ve la faccio vedere, poi andiamo a scaldare un pochino con una matita perché voglio farlo matchare di più con il trucco occhi. Questo è il colore del rossetto, molto fine, sicuramente incentra l'attenzione sugli occhi. Questo rossetto abbinato a questo trucco lo scalderei leggermente con una matita un po' mattone, ne cerco una. Ho trovato questa di Niu & Co, una matita labbra numero 3. Vado a contornare un pochino le labbra sfumandola, è proprio una cosa delicata. Generalmente questo passaggio di andare a contornare le labbra si fa prima e anch'io lo faccio prima, però ci tenevo a farvi vedere la tinta labbra nuda e cruda in modo tale che se dovesse interessarvi almeno sapete com'è lo swatch sulle labbra, quindi spero di aver fatto cosa gradita. Questo è il look terminato, spero vi piaccia, vi faccio il solito close up in rallenty. Se
fatemi sapere nei commenti quali prodotti vi hanno ispirato di questi provati quest'oggi. Io ringrazio infinitamente voi e Look Fantastic, perché per me è qualcosa di meraviglioso questo tipo di esperienza, è un po' il mio sogno, e quindi vi ringrazio sempre per il sostegno che mi date. Ovviamente se fate acquisti su Look Fantastic ricordatevi il codice donna qualunque, tutto attaccato e tutto maiuscolo, e taggatemi assolutamente nel vostro shopping, perché sono troppo curiosa. Scrivetemi in DM su Instagram che cosa acquistate. E se avete bisogno di qualche consiglio riguardo a qualche prodotto, mi trovate sempre su Instagram come la donna qualunque. Io vi mando un bacio gigante, come sempre. Ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.